Danny, la pista di cui mi parlavi è questa di destra? Sì, proprio quella lì dove sta funzionando l'innevamento. La nuova pista Sorega è magnifica. Sorega? Perché? Un nome antico è questa zona, vedi che c'è lì un ciliegio alla fine del tracciato? Quella zona lì si chiama Sorega, un nome ladino che significa sopra l'acqua. E abbiamo dedicato il nome alla pista così. A vederla da qua mette un po' di timore. Fa paura, sì, ti dico che io l'ho fatta sempre d'estate, facevo fatica a stare in piedi. E adesso è la prima volta che posso farla con gli sci e sono emozionato. Quindi siamo i primi a mettere le lamine su quella pista? Assolutamente, i primi a fare la Sorega. Allora adesso andiamo. Andiamo, sì. Ecco, siamo arrivati in cima al Piste Playas. Proseguendo qua a destra ci avviciniamo alla partenza della Erta e della Sorega. Gran bella cosa. Invece qua a sinistra c'è la pista nera Piculin che ci porta al collegamento col Dolomiti Super Ski. Quindi prendendo questa pista e arrivando giù entri nel carosello? Assolutamente sì, entri nel carosello. In una giornata riesci a fare tutto il giro del Dolomiti Super Ski, la Sella Ronda, e rientrare a San Vigilio di Marede, che è una gran cosa. Eccoci arrivati al punto di partenza delle due piste Erta e Sorega. Da qui parte anche la gara di Coppa del Mondo. La Erta scende in mezzo mentre la Sorega poi qua sotto svia a sinistra. Andremo proprio a scoprire. C'è un panorama incredibile da qui. Eh sì, si vede San Vigilio e anche in fondo la valle, il parco naturale di Gran Fanes, che è spettacolare. Ti seguo, andiamo. Siamo costretti a innevare le piste. Vogliamo offrire al cliente la pista pronta il giorno che arriva. Poi con questo impianto moderno qui riusciamo anche a ottimizzare i consumi energetici che in questo periodo sono molto delicati. In che maniera l'ho fatta? Il generatore qui sotto ha un brandeggio, che vuol dire che durante la produzione il cannone gira e sparge la neve uniformemente sul terreno. In questo modo il gatto lavora molto di meno, trova la neve già pulita, come quando si fa la pasta, sai. Poi produciamo la neve di notte, che l'energia lì, sapete, costa meno. Però adesso andiamo a vedere il muro. Bravo. Si capisce la pendenza guardando il paese sullo sfondo. Qua già siamo in partenza del muro. Il punto più critico è qua sotto, vedi lo spigolo, che non si vede la discesa. La pista ancora non è aperta al pubblico, ma noi oggi andiamo a vederla, a visitarla, con grande emozione. Guarda Dario, adesso qua vediamo il primo muro come pendenza al 70%, tremano le gambe. È veramente impressionante. Andiamo sul secondo dente. Forza, coraggio. Qua abbiamo una media del 61%. Questo è il ciliegio di cui mi parlavi? Questo è quel ciliegio che poi c'è anche ispirato a tracciare la pista. Abbiamo voluto mantenerlo perché è una bella pianta, ha parecchi anni dietro le spalle e c'è una storia anche dietro. Qua vicino addirittura c'è una fontana dell'acqua che viene utilizzato proprio al ristorante Chinese, dove dopo andiamo a mangiare un bocconcino. Non poteva chiamarsi ciliegio questa pista? Beh, guarda che ne abbiamo parlato a lungo, che il ladino poi sarebbe Corsara. Poi alla fine è stato deciso di usare il nome di questo posto dove ci troviamo adesso. Però penso che la Corsara avrà ancora un futuro davanti come nome, collegata con questa bella pista Sorega. Adesso però, dopo aver fatto questa discesa, a me è venuta un po' di fame, a te? Io ti seguo molto volentieri. Allora andiamo da Andrea Cianese a chiedere cosa ci prepara. Boh, andiamo. Andiamo. Fatta.
super il piatto. Un desiderio da spendere? Allora, premetto che sono una persona strafelice, viviamo in paradiso, però se ne devo esprimere uno, vedendo questa sorega qui, uno slalom me lo vedrei lì sopra.